Giuseppe Civati, ma tutti gli amici lo conoscono come Pippo Civati, si candida con Liberi Uguali. Come potrei definirlo? Il primo renziano deluso. Era la Leopolda ed è stato il primo ad uscire. È giusto, Civati? Ma io sono sempre stato civatiano, diciamo che in quel momento con Renzi si conveniva sulla necessità di un rinnovamento, di un cambio di passo. Era la stagione che sembra un po' quella di oggi, perché si intravedevano le larghe intese, Casini, Berlusconi sullo sfondo, e noi reagivamo. Adesso mi sembra che Renzi reagisca molto meno. Io sono rimasto molto infastidito da questo schema, lui mi pare che lo abbia accettato, addirittura si proponga di rifarlo, no? Anche per la sempre Berlusconi partita. Sullo sfondo? Ma secondo me Berlusconi è più in primo piano da qualche settimana. Vabbè, questa è una critica a Renzi forte, ma lei l'ha sempre fatta, lei non era d'accordo neppure con alcune questioni programmatiche del governo Renzi, anche con alcune riforme. Non solo, guardi, noi con lui abbiamo fatto un congresso molto bello, appassionato, in cui lui come me diceva che bisognava tornare a votare nel 2014, si ricorderà. Certo. E poi invece ha scelto di fare il premier con la stessa maggioranza diretta, quindi insomma lì mi sono proprio arrabbiato. Ah certo, ora parliamo d'altro, perché di quello di cui parlano i giornali, l'attualità vi riguarda e riguarda questa questione dei rimborsi del Movimento 5 Stelle. Ieri ho sentito Di Battista, però è ovvio che se fosse successo in qualsiasi altro partito una questione del genere sarebbe da ridere, perché non hanno dato quei soldi che gli altri partiti neppure pensano di dare, però da loro è successo come un terremoto. Ce lo spiega dal suo punto di vista? Ma io penso potremmo rovesciare quell'adagio che dice che le cose prima si presentano sotto forma di tragedia e poi di farsa. In questo caso sembra una farsa, sembra qualcosa di ridicolo, ma diventa tragico perché su queste questioni i 5 Stelle hanno costruito tutto il loro consenso sul fatto che fossero gli unici puri, gli unici a destinare una parte dello stipendio a cause nobili, cosa che peraltro non è affatto vera, perché anch'io l'ho fatto sempre quando sono stato eletto. Ovviamente poi sulle cause si deve ragionare, no? A che cosa destiniamo queste parti del nostro stipendio. Dopodiché appunto scoprire che invece c'erano un po' di trucchi, un po' di amnesie, molta opacità, insomma è clamoroso nel loro modo di pensare, non nel nostro, credo di poter parlare anche per lei. Perché vabbè, è come se un talebano decidesse di tagliarsi la barba, uno che ha fatto voto di non tagliarsela non mai, i talebani lo cacciano, anzi gli tagliano la testa. E così ha detto anche la Ruocco oggi da noi a TG.com, e così ha detto anche Di Maio, questi li pigliamo e li cacciamo, ma il fatto non cambia. No, quello che ha detto... poi che sono già candidati, quindi è un pasticcio, perché gli italiani che già hanno un sistema elettorale terrificante, questo è colpa invece della maggioranza, diciamo così, si troveranno a votare i candidati che poi magari appunto rinunceranno. Rinunceranno, finiscono nel gruppo misto, Civati, lei lo sa bene, e dal gruppo misto essere elegante. E dal gruppo misto fanno maggioranza con qualcuno, è già successo, è successo in questa legislatura passata. Andiamo avanti, perché io tra domenica e lunedì ho sentito naturalmente la Presidente della Camera Boldrini e il Presidente del Senato Grasso, l'ho sentito a TG.com, due lunghe interviste. Ora se facessi come faceva la settimana enigmistica, le 10 piccole differenze sarebbero 14, se invece la facessi con lei tra tutte e due sarebbero 110, quindi me la spiega bene la composizione di questa lista? Ma guardi, noi abbiamo una lista molto semplice, abbiamo un leader che si chiama Piero Grasso, una figura di altissimo profilo istituzionale, con lui ci sono figure notevoli come quella che lei ha citato di Laura Boldrini, che per me è un riferimento soprattutto per la questione maschile, io la chiamo così, non femminile, perché i problemi ce li abbiamo noi maschi, non le donne che soffrono in una società in cui il potere è sempre, quasi sempre dei maschi, il nostro linguaggio si impone, la nostra violenza anche, quindi per lei la presenza di Boldrini è una presenza qualificante. E poi ci sono tre soggetti politici, MDP, Sinistra Italiana e Possibile, quest'ultimo rappresentato da me, che hanno cooperato per fare una lista tutti insieme. È chiaro che ci siano differenze anche storiche, se vogliamo, nel senso che io per esempio sono uscito dal Partito Democratico quando Renzi era molto di moda, altri sono usciti qualche mese fa, non voglio dire di essere più bravo degli altri, però ci sono state letture diverse di questa legislatura.
Dopodiché pensiamo di voler ricostruire insieme una sinistra in cui ci siano tutte le persone che ho citato. Ecco, però lei è più veloce, ma i vostri voti poi andranno a picchiare, a battere, a cercare di coinvolgere i voti del PD, oppure si muoveranno dopo le elezioni in direzione autonoma? Ma secondo me in direzione autonoma dipende da quale sarà il nostro risultato, lo dico con grande franchezza. Se il nostro risultato sarà notevole, è chiaro che non potremo sottrarci a un confronto parlamentare che sarà molto complesso, e quindi io sono convinto che dovremo discutere con i nostri elettori proprio quello che non si è fatto nel 2013 all'inizio della scorsa legislatura. Se invece avremo un risultato dignitoso, secondo me è molto meglio che noi ci teniamo una posizione autonoma e di riflessione anche, no? Di rappresentanza, di una sinistra che in questo momento non avrebbe altra rappresentanza. Se non si vota Libero e Uguali non c'è la sinistra in Parlamento, questa è la verità. E infatti la Boldrini ha detto: noi non rubiamo voti al PD, noi andiamo a recuperare o cerchiamo di recuperare i voti che il PD ha già perso. Condivide? Io lo condivido molto e peraltro lo dico da tempo, e aggiungo una cosa: non è Casini che è entrato nel PD, è il PD che assomiglia sempre di più a Casini, questa è la verità. E allora chiudiamo con questa battuta la sua intervista e ci risentiremo ancora naturalmente. Grazie Civati di Liberi Uguali, che si candida senza paracadute.